Namaste, sono East Brave e bentornati ad un altro episodio di Crusader Kings 3 su Strong Sides. Cosa succede a mettere davanti i soldi alla famiglia? Succede questo, che noi eravamo belli tranquilli nel nostro territorio dell'Upland, lo stavamo espandendo per creare quella che è la Svezia, pian pianino. Abbiamo deciso di andare a Wessex, direttamente nel Wessex, direttamente a Londra, a London, come viene chiamata per adesso, a fregare un po' di soldi, e ci siamo trovati l'esercito che adesso vediamo anche chi è, l'esercito del duca Alfredo di Wessex, che ci ha buttato addosso il doppio delle mie truppe e mi sta falcidiando. E inoltre in questa battaglia è morto mio figlio, c'è scritto esattamente se è morto mio figlio qua, simbolicamente mi viene da dire che è successo questa cosa. Vediamo se c'è scritto come è morto. È morto nella battaglia di Berkshire. Ah, è stato ucciso da questo. Aha. Quindi sappiamo chi l'ha ucciso, che in questo momento è proprio qua. Quindi è proprio morto in questa situazione, in questo frangente qua. Molto interessante. Lui lo pigniamo come personaggio, che così ce lo teniamo a mente, che potrebbe essere una vendetta anche con lui, e abbiamo questo motivo di vendetta, famiglia, eccetera, eccetera, che secondo me ci sta tantissimo. E adesso il nostro erede è nostro nipotino di 14 anni che non ha, 14 anni che non ha più un papino, deve ancora crescere, diventare forte, sano e super figo. E gli posso dare dei titoli? No, per adesso no. Non è proprio ancora bravissimo. Ah, tra l'altro adesso ho visto che c'è il barbershop, quindi io posso anche personalizzarmi il personaggio. Quando diventa adulto vediamo cosa salta fuori, se vale la pena, eccetera, eccetera. Aia, aia, defeat, aia. Scappa a gambe levate. Sta scappando fin là sopra, wow. Defeat, purtroppo ho perso un battaglione incredibile. Possiamo prendere un'altra concubina? Che è mia cortigiana, nonché lei è la mamma, esatto, è la mamma di, cioè era la moglie di cosa, lasciamo perdere sta cosa, quindi questo lo tiriamo via e vediamo di scappare veramente con la coda tra le gambe in questo caso. E torniamo a Yorvik, che è il territorio amico più vicino. Andiamo a piangere dal nostro fratello Halfdan e dire: fratello, sono stato qua, c'è stato, immaginatevi, e mi piace raccontare le storie su questa cosa qua, immaginatevi appunto che succede questa cosa e c'è il nostro uno scambio di messaggi tra i due fratelli che dicono: sono stato, come si dice, sono stato avventato ad andare contro Lunden, volevo darti una mano e ho sacrificato mio figlio per te. Ed è una cosa abbastanza interessante. E tra l'altro, se andiamo a vedere quello che è nostro padre, che era Ragnar Lodbrok, lui Ragnar Lodbrok, quindi noi siamo figli di Ragnar Lodbrok. Bellissima questa cosa. Tra l'altro vedo che c'è anche The Boneless. Perché sta cosa? Hai la faccia così? Cosa ti è successo? È stato sfigurato, quindi c'ha la cosa. C'ha la maschera. Molto interessante, si complicano le cose. Allora, dicevamo, Ragnar Lodbrok ha 5 figli. Uno siamo noi siamo Bjorn. Ha Ubbe Ragnarsson, che in questo caso è nella contea di Durham. Lo Jarl Halfdan, il re di Yorvik. Sigurd, che è Snake Eye, quindi quello che credo sta nello Stetland, no scusate, nello Sjelland, che sarebbe questa zona qua, quindi effettivamente uno dei miei fratelli è vicino a me. E gli altri miei fratelli, abbiamo anche The Boneless, che è il proprietario delle isole, con la maschera appunto di bronzo o la maschera di ferro, in questo caso il senza ossa e anche senza volte è diventato. E quindi interessante che abbiamo questa situazione qua. È stato sfigurato sicuramente in battaglia. Noi siamo il fratello, tra gli altri,
immaginate che siamo figli appunto di Ragnar Lodbrok, quindi condottiero super figo. Di tutti quanti gli altri abbiamo il re di Jorvik, che è qua per vendicare il padre, perché è stato ucciso proprio mentre stavamo cominciando a conquistare la zona d'Inghilterra, quindi lui sta seguendo esattamente quello che dice il nostro padre, mentre noi siamo, se non sbaglio, il secondo siamo il più vecchio, il secondo più vecchio, sono in ordine. Il più vecchio è The Boneless, che appunto non ha più qualcosa, ma è qua insieme a mio fratello. Io sono il secondo e sono quello che ha deciso un pochino di più di rimanere in casa rispetto agli altri per mantenere la famiglia. E in questo caso purtroppo ho dovuto cedere mio figlio alla causa con una mossa un po' sbagliata. Vediamo di ritornare indietro a questo punto. Le mie truppe sono 500, vediamo pure di ritornare a casa. Credo di poterle già togliere da qua, se non sbaglio. Se io faccio disband, ok, non hostile, quindi in questo caso ritorniamo qua dietro. Ah, c'è scritto che sto raidando qua perché sono ritornato indietro e quando sono arrivato in questa zona li stavo raidando, quindi ho fatto passare un po' di tempo e non avrei dovuto fare quella cosa lì. Però figo, stiamo scrivendo una storia che secondo me è molto molto bella e interessante. Non avevo notato che siamo i figli di Ragnar effettivamente, ed è una cosa secondo me assai carina e interessante. Ce la facciamo ad andare via? Ci vuole ancora un po' di tempo? Siamo nell'874. Qua abbiamo ancora titoli, abbiamo ancora poca roba, però vediamo di andarcene via. Sto facendo una fatica incredibile per andare via. Tu sei molto contento di questa cosa, molto bene, però almeno abbiamo gente che ci vuole bene a casa, che è una cosa molto importante. Riusciamo a scappare via? Ma stiamo facendo una fatica incredibile, stiamo facendo una fatica incredibile. Ritorniamo a casa, ragazzi. Abbiamo una nuova perk, bene. Quindi cosa possiamo fare? Magari c'entra con questa cosa. Allora, abbiamo preso Befriend l'ultima volta e aveva senso questa cosa. E adesso abbiamo bisogno di Groom to Rule, perché anche questo è giustificato a livello storia. Non abbiamo più un erede, abbiamo bisogno di un nuovo erede, che sarà il nostro nipote. E abbiamo bisogno appunto di dargli più punti skill per farlo diventare buono. Intanto Ingrid ha preso uno in più di skill, in questo caso di diplomazia, ed è nostra figlia diretta. Mentre se andiamo a vedere un attimo, volevo vedere il nostro erede, se possiamo ancora educarlo in qualche maniera. Send gift, no, credo basta, credo semplicemente dovremmo aspettare. Proveremo a farlo diventare diplomatico come noi? Lo vedremo se ce la facciamo. Ma intanto ritorniamo indietro. Le nostre navi che salpano e le lacrime che scorrono sul viso dei perdenti, purtroppo, vichinghi che si ritrovano a aver provato ma aver fallito in questo caso. Quindi ce ne ritorniamo a casa. Sigeric, ti ho ben in testa a te. Anzi, quasi quasi proverei... Abbiamo il 15% di successo. Possiamo provare ad esporlo? No, siamo onesti, quindi vediamo di evitare questa cosa. La vendetta in questo caso andrà servita sul lungo tempo, mi sa. Vediamo di ritornare a casa e leccarci le ferite intanto. Ritorniamo a Sigtuna. E tiriamo via le nostre truppe. Ok. Abbiamo riportato a casa 7 di d'oro e di prestigio in questo caso. E di pietà, anzi, non di prestigio. Se ho capito bene. Come siamo messi adesso dal punto di vista del dominio? Qui possiamo... Tribal Hold. Posso fare l'upgrade anche proprio dell'Hold. Quindi io posso fare questo... Però costa 200-400 e farlo diventare una fortificazione. Ecco, adesso sono riuscito a dirlo. Abbiamo fatto lo Sparring Grounds. Potrei fare un altro Sparring Grounds oppure potenziare questo. Però manca ancora un po' di tempo. Quindi per adesso ci lechiamo le ferite a casa.
riflettiamo sul futuro, su cosa fa nel futuro. Qua il banner sta per arrivare con molta calma. Abbiamo costruito quella che è la longhouse, quindi se ci clicchiamo sopra dovrebbe dirmelo. Purtroppo non me lo dice così, ma devo cliccare su Sigtuna qua. Adesso abbiamo la longhouse. Possiamo fare un altro upgrade, ma in questo caso abbiamo la casa che ci dà 100 leve in più, quindi ci stiamo leccando le ferite, stiamo diventando decisamente più forti nel lungo tempo. Stiamo guadagnando un bel po' di prestigio rispetto a quello che è l'oro e la pietà, però ci stiamo arrivando. Intanto costruiamo anche la nostra fama giorno per giorno. Devo dire che c'è poca, ma probabilmente perché io ho 5 di learning. Forse è quello il problema. Remove guardian. E ti voglio dare un guardiano. Non sono io quello che deve farti da guardiano. Aspetta, blocca un attimo. Change character. Devo farti educare da qualcuno che funziona. Ti farò educare dalla mia concubina. Ti farò educare dalla mia concubina. Intanto qua abbiamo costruito Child Benefits. Ah, ok, perché c'è Iliana con una buona educazione. A good education to the eyes and tutelage. Ok, quindi io posso dirti remove guardian e fare educate child e ti metto lei. Sì, fatti educare dalla nonna che è brava. Ok, fate educare un po' dalla nonna e vediamo come diventa il nostro nipotino. Se riusciamo a farli. Intanto a 10, 8, 8 già comincia ad avere qualcosina in più. Pian pianino. E vedremo che cosa salterà fuori di questo personaggio. Nel frattempo, fatemi vedere a livello di militare come siamo presi. Dobbiamo tirare su un po' di leve e vedete che abbiamo finalmente superato i 2000. Cosa molto molto interessante perché ci aiuterà sul lungo tempo. Sto pensando se tirare su qualche altro cavaliere o fare robe del genere. Intanto è morto Voito. Chi era Voito? Era il re della Finlandia, che, di cui eravamo alleati. Quindi è caduta la nostra alleanza con la Finlandia, che è dall'altra parte del mare qua. Chi è che adesso governa questa zona? Ah no, è Ihyala, con cui avevamo... Possiamo dichiarare guerra anche a lui? Possiamo decidere di conquistare la Finlandia se volessimo. Però stiamo pure tranquilli ancora per un po' di tempo. Quel tanto che basta per poi ripartire alla grande. Più difesa? No, abbiamo bisogno di, secondo me, conquistare qualcos'altro. Quindi andiamo a prendere... Possiamo prendere Skara? Potrei dichiarare guerra a te per prendere la contea di Skara. Dichiara guerra. Sono molto inferiori, probabilmente me la fregano prima. Facciamo raise all armies. E andiamo a Skara. Vediamo se in casa riusciamo ad avere una vittoria almeno. Siamo ritornati con un migliaio di truppe. Loro sono già in guerra con qualcun altro in questo momento. Sono in guerra con tutto. Quindi probabilmente non riuscirò neanche a conquistare il territorio, perché sto dando una mano indirettamente in realtà a quello che sta succedendo. Tu hai perso una guerra a Mercia, quindi sta succedendo ancora un po' di casino da questa parte. Mentre noi stiamo cercando di arrivare direttamente a Skara, dove ci sono truppe nemiche, truppe alleate in realtà. Quindi tipo ci dividiamo il territorio e io prendo una parte, se funziona sta cosa? Vedremo. Non credo in realtà, però diamogli fastidio lo stesso. Quindi mentre tu vai lì, io vengo qua
e ti cerco di conquistare il forte di Skara. Vediamo se riusciamo a fargli sedere a strisce. Ok, in questo caso il war score è ancora 0-0. Ah, posso vedere anche i soldati da questa parte, esatto, che così mi fa capire effettivamente se siamo in positivo o in negativo con le varie situazioni. Se occupiamo questo forte dovremmo ottenere almeno la territorialità da questa parte. Ah, tra l'altro adesso vedo che se zoomiamo bene qua mi fa vedere 300, 380, quindi mi fa vedere in modalità guerra, mi fa vedere qualcosina in più sulle città che abbiamo. Molto bella questa cosa. Abbiamo bisogno di palizzate da questa parte, di accampamento da guerra. Quello sì. E in questa città qua abbiamo fatto un training. No, non facciamo nient'altro perché non abbiamo prestigio in questo momento. Sto investendo tantissimo sul territorio, ma spero che abbia vantaggi sul medio-lungo termine. Come sta il nostro nipotino nel frattempo? C'ha uno in intrigo, quindi è molto lullone. Però sarà abbastanza educato, immagino. Possiamo creare il titolo, possiamo chiamare alleati, no, non mi interessa. Possiamo dichiarare guerra, ma lasciamolo un attimo a loro. Siamo a metà della conquista del forte di Skara, sempre con le lacrime agli occhi dall'ultima sconfitta che abbiamo sostenuto. Però riusciremo a farcela. E a proposito di questo, voglio fare un atto simbolico. Mi piacerebbe fare un atto simbolico. Rinominando quella che è la città, la tribù di Stringiness. Non mi piace Stringiness come nome, la chiameremo Eirik. O Eirikland, la chiamiamo, dai, ci piace. E così diamo un nome Eirikr. Ho scritto male, ma adesso vediamo. E allora è Eir. Eirikr. Ok. Rinominiamo la città per nostro figlio, che purtroppo non c'è più. Così diamo un pochino più di personalità a questa partita. Sono piccolezze, ma secondo me valgono e si sommano una dietro l'altra. Nel frattempo, qua abbiamo completato l'assedio, manca ancora un mesetto. 8 giorni. 5, 4, 3, 2, 1. Boom! Siamo al 48%. Abbiamo recuperato questo, ma non è finita qua. Perché? Perché questa cosa? Perché in realtà io sono contro tutto questo e la loro capitale è qua. Quindi andiamo pure qua a prenderci anche un altro territorio. È morta la mamma. È un altro giorno triste. Ashlaug, che diventerà il nome di quest'altra. Mi piace tenere un po' di storia. Oshlog, ci piace come pronuncia? Andiamo con Oshlog, dai. Quindi siamo più 48, quindi adesso vediamo se riusciamo a assediare quest'altro posto. Sì, altri 200 di progresso, quindi dovremmo essere abbastanza tranquilli. E fare il sedere a strisce come il territorio mostra. Abbiamo difesa 2, difesa 3 a Eirikland. Perché ho difesa 3 qua? Perché ho la palizzata? Sì. Construct new holding. Ah, io posso anche decidere di prendere qua e costruire qualcosa di nuovo completamente. E mio figlio adesso è diventato adulto.
Sì, è diventato adulto. Interessante questa cosa. Quindi non hai una sposa. A 16 anni si diventa adulto in questo gioco. Sei un thrifty clerk. Strano che tu abbia preso qualcosa in amministrazione. Quindi hai 10 di amministrazione. Probabilmente useremo questo thrifty. Usiamo anche la zeppola. E vediamo di trovarti una sposa. Visto che tu hai uno di questo, prendiamo una sposa. No, Tatani? Ci piace Tatani? Madre del conte Cano, 25enne. Giarca Hildegard, fratto Sena, sassone. Lustful, greedy, deceitful, lowborn. Ah, è proprio una... viene proprio dal basso. Tu sei del Gautland. Questa mi intriga abbastanza come situazione. Però sei già mamma. Tatani, vieni da dove vieni tu esattamente? E perché ti ho così in alto, tra l'altro? Generosa, calma. C'ha 19 di intrigo. No, teniamoci un attimo la cultura Norse. Turid. No. Aspetta un attimo. Allora, andiamo un attimo sul nostro figlio. Oppure aspettiamo ancora un pochino. Aspettiamo ancora un pochino. Teniamolo un attimo senza moglie. Ancora 2 secondi. Intanto vediamo di finire questa cosa. Magari. Bjorg? Bjorn e Bjorg? Se io andassi a scegliere qualcuno in Finland, tu hai un anno, tu hai 0, tu hai 8, tu hai 15. Kristina Virtanen. E sei suomensko, quindi sei finlandese tu. Send gift, no, dovrei prima provare a arrange marriage. Ok, a me piacerebbe che Bjorn sposasse, no, non posso prendere uno dei tuoi. No, e allora proviamo a fare la stessa cosa ma con questo regno qua che è un po' più grande. Controllare Teie. Arrange marriage. Quindi Bjorn con... no. Abbiamo un po' di cultura ostile da questa parte. Se vediamo infatti come sono presi, abbiamo l'Asatru, ma abbiamo lo Shuomensko che sta arrivando di cattiveria dappertutto. Quindi per adesso rimaniamo così, finiamo un attimo questa guerra e poi decideremo cosa ne sarà di nostro nipotino. Tu stai cercando di prendere un territorio che ho appena occupato? Vabbè, finiamo prima noi, quindi non dovrebbe essere un problema. Non dovrebbe essere un problema e intanto abbiamo bisogno di guadagnare prestigio, quindi per quello sto facendo queste guerre così, che dovrebbero darci più territori e gestire meglio poi il lungo tempo. Abbiamo finito? 197, 98, 99, perfetto. Quindi qua andiamo a forzare la nostra domanda. Ok, quindi adesso Skara fa parte del regno, ottimo. E c'è la città di Laco adesso con noi. Siamo sopra il dominio. Allora, intanto
Questa possiamo darla a qualcuno, perché in realtà ho un dominio veramente piccolo. Ma vediamo cosa c'ha. Non c'ha niente, ok. Perfetto, quindi potrei anche darla via la città di là, la tribù di Lacco. La diamo via. Allora, intanto qua tiriamo via questo. Prisoners. Adesso vediamo anche i prigionieri. Allora, vediamo prima in ordine. Prigionieri. Prigionieri. Esegui. Esegui. Così guadagniamo un po' di pietà. Un bel po' di pietà. E adesso vediamo un attimo. Tu hai già titoli? C'è qualcuno di loro che non ha titoli? Sinceramente non credo. Vassalli. Ah, perché sono già vassalli, giusto. Allora andiamo un attimo nella nostra corte. E Scully, ti do anche a te un titolo. In questo caso ti do Scara. Scully con Scara, perfetto. Tieni, che così dividiamo un po' il territorio. Dividi e timpera. E ritorniamo a casa con un altro pezzettino. Abbiamo questo che è da solo adesso. Quindi tecnicamente potrei dichiarare guerra a te e prendermi anche quel pezzettino lì. Dediché. Ah, io abbiamo preso un bonus per dedizione da quella parte lì. Suggestion raid. Questo può sposarsi. Guerra da dichiarare. Chi è quello che rompe le scatole? Tu. Ma per adesso non ti do niente. Abbiamo dei ducati in più. No, per adesso stiamo tranquilli. Abbiamo bisogno di qualche soldino in più. Tanto ritorniamo a casa. Il nostro Upland sta funzionando. Jorvik, Mercia e la zona qua è più o meno sempre uguale. Quindi intanto ritorniamo in casa e voi disband. Boom. Quindi ve ne andate a casa. Posto. Abbiamo eseguito le due personaggi. You spent. Ah, abbiamo perso 150 di prestigio. Siamo sotto zero col prestigio. Molto male questa cosa. Il mio cancelliere ha fatto un brutto lavoro. Che ha 9. Cambiamo cancelliere, mi sa. Proviamo a cambiare cancelliere. Affari esteri e affari domestici. Allora, proviamo a cambiarlo e a mettere qualcuno che sia più bravo, tipo Scully, che è appena arrivato. No. Rick Ulf, è stato bello, ma anche no. Aumentiamo questo o teniamo questo? Direct Vassal Opinion. Mi sa che facciamo un po' di affari esteri adesso. Tu continui a collezionare tasse. Claim non mi servono. Tu continui a fare disrupt scheme. Tu continui ad organizzare. Increase control in county. No. Training commanders. Training commanders. Dobbiamo diventare più bravi nel combattimento. Quindi teniamo questa cosa qua. Vediamo se c'è qualche proposta migliore. Ilva. Sono tutti lowborn, quindi in realtà gli unici che hanno i titoli sono loro. Pravos meno 1. E tu hai diplomazia più 2. Andiamo con Tira? Dai, andiamo con Tira. Accetta. E così dovremo recuperare un po' di prestigio, mi sa, da questa cosa. Yes! Eccellente. Non abbiamo recuperato prestigio, ma qualcosina. Sigeric, un mio conoscente, è morto. Bene, bene, bene. Adesso possiamo cominciare forse a pensare a della vendetta? Potrebbe essere. Force allow forbid. Ah, posso decidere anche di tirare via qualcuno dalla battaglia. Tipo mio figlio, potevo fare. Invite Champions non c'è. Però volevo vedere, a proposito di questo... E possiamo ancora dichiarare guerra a tutta sta gente qua, ovviamente. E magari lo facciamo, ma abbiamo bisogno di qualche truppa in più, secondo me. Volevo vedere, a proposito di factions, non c'è niente, perfetto. A proposito di decisioni, eccolo qua. Commission epic, pay gold for prestige and possible renown. Questo mi piace.
Old Fist. Vai in pellegrinaggio? Ho già un sacco di pietà, quindi non credo di averne bisogno. Abbiamo bisogno di un fisico. Sì, fai start physician, così ci prendiamo un medico di corte, così può aiutarci. E poi vedremo. Ok. E Tira diventa il medico di corte? Tira è quella che ho promesso di sposa? No, è un'altra Tira questa. Vai. Abbiamo un medico di corte. E facciamo una... un epic, che cos'è? Una pietra probabilmente, una di quelle? Family epic. Basket and Glory. Più 2 di prestigio mensile. Sì, facciamo una pietra e ci scriviamo sopra in questo vessillo le gesta di nostro figlio. E dobbiamo decidere a chi commissionarla. A Holmberg Eriksson, che è il mio invitato della famiglia Eriksson, oppure recuperiamo i bardi, oppure qualche altro scald, qualche cosa più semplice. Andiamo con questo, che così spendiamo un sacco di soldi per questa cosa, ma vediamo di farla bene. Vediamo di farla bene, perché se funziona ci dà un bel bonus. Family Epic, prospettiva. Più I will gain more personal prestige when the epic is done. Quindi questo è che si che parli di me. Questo che parli della storia della famiglia. E questo che parli della verità. Andiamo con la storia della famiglia. Perché non sono tanto importante io, è importante la famiglia. E quindi andiamo proprio a parlare della nostra famiglia. Tanto qua abbiamo un altro prigioniero. Ho comunque preso qualcuno prigioniero. Questa fa parte della nostra. No. Ok. Allora, questo... questo è, lo voglio adesso. Ah, ok, dobbiamo produrre un epic speciale. Questo invece ci costa, ma prendiamo 60 di stress perché siamo impazienti, quindi no. Andiamo, perché siamo un po' impazienti, a finirlo, perché sennò veramente vado sotto zero con un po' troppa roba. Ihala, che è quello della Finlandia, ha perso una guerra. Ed è un po' assediato, ma per adesso non mi importa tanto di questa cosa. Sta per arrivare? Tu sei qua per darmi fastidio? C'è una guerra interna. Abbiamo un'alleanza possibile con Ubbe Ragnarsson di Dunan, mio mezzo fratello. Va bene. Continuano le alleanze con i parenti. E qua pian piano dobbiamo ritornare sopra zero. Probabilmente andremo verso la fine di questa cosa. Qua mi dice di provare un raid ancora. Proviamo un raid? Ah, mi dice anche dove? Sì, allora. Mi dice anche dove andare. Andiamo qua. Andiamo a raidare questo posticino. Obligation. Allora, the control level. Perderemo control level, però guadagniamo 75 di prestigio e 100 di pietà. E Alfird è più contenta, che è mia concubina. Oppure questa, Alfird perde 10 di opinione, che non è un problemone, ma guadagniamo 150. Andiamo con la seconda. E quindi siamo tornati sopra lo zero adesso col prestigio. Non mi fa vedere il progresso di dove sono con la decisione. Però
Però abbiamo fatto già qualcosina, dai. Aumentiamo ancora un attimo la velocità di gioco. Intanto andiamo a fare un po', a dare un po' fastidio ai nostri vicini qua. Ci prendiamo i suoi soldini. Inspiration Strikes. You gain Story d'Innovation. You gain Martial Lifestyle Experience. Interessante questa cosa. Quindi abbiamo l'esperienza marziale o Storied Innovation. Cosa vuol dire Storied Innovation? Più 10 di vantaggio. Ah, tattiche militari. Quindi qua possiamo metterlo. Come lo possiamo mettere? Non è vero l'esperienza che mi fanno, we shall use it. Possiamo metterlo che abbiamo perso a Londra, ma abbiamo imparato della tattica. Quindi sì, andiamo con questo. Andiamo con questo. Quindi stiamo parlando del fatto che stiamo anche scrivendo quello che è successo in Inghilterra e il fatto che c'è morto un figlio, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa ci può stare. Tu che sei qua, ti posso... 25, vai. Qualche soldino che ne abbiamo bisogno. Qua ci sono altri soldi? Sì. Ottimo. Perfetto, così mi torna un po' di soldi per noi. Family Epic. Commission Family Epic. Guadagniamo 75 e la dinastia dei Munso guadagna altri 75 di fama. Ce l'abbiamo fatta. Ah. Bene, bene, bene. Quindi. Questo l'abbiamo fatto. Scully è diventato... ha un prowess di più 2, quindi sta diventando bravo in battaglia. Finiamo un attimo questo raid, che dovrebbe durare poco. E sono contento perché abbiamo fatto il nostro Family Epic, che ci ha dato un po' di vittoria. E ci siamo leccati un po' le ferite. Direi che a questo punto possiamo tornare indietro. Abbiamo un altro perk, lo vedremo che cosa sarà nel prossimo episodio, direi. A quanto pare ogni episodio guadagniamo un perk, quindi ci vediamo alla prossima. Io sono Ace the Brave, grazie ancora della visione. Namaste, be brave.